Un'invenzione di Lancelot al 92esimo, tirata fuori con le ultime briciole di energia, ma soprattutto con tanto cuore, consente al Monopoli di riagguantare un pareggio che vale forse più di una vittoria, non solo perché consente di non essere superate dai lucani, ma soprattutto per il morale ampiamente rinfrancato dal gol in extremis. Una partita che si era fatta terribilmente complicata non solo per l'1-2 in 5 minuti dei materani, ma anche perché anche dopo l'1-2 di Montaldi si faticava terribilmente a tirare in porta. Ma vediamo nel match. De Luca ripropone la stessa formazione di partenza di Vallo della Lucania con Vetrunio preferito a Pinto, 4-2-3-1 per l'esordiente Toma con Pagliarini, Lauria e Orlando in appoggio a Girardi. Inizio sprint, 13 secondi e Montaldi impegna Bifulco dal limite. Sul ribaltamento di fronte Fernandez conclude al lato sugli sviluppi di un corner. Partita viva all'ottavo, Strambelli da destra, respinta dalla difesa lucana e Lanzillotta sul rimpallo spara alto. 4 minuti dopo il ricordo della curva nord per Gabriele Sandri, il tifoso laziale scomparso qualche anno fa nelle circostanze che ben conosciamo. Al 15esimo indecisione in area di Vetrunio che poteva costare cara, Lauria cincischia troppo e sulla prosecuzione Girardi inzucca al lato. Al 23esimo munito Amato per farlo sullo sgusciante Orlando, da questo momento il Matera comincia a spingere. Al 26esimo Lauria prova a sorprendere Mirarco sul primo palo, il portiere salentino è bravo a farsi trovare pronto. Pochi secondi il Matera passa. Lauria trova Girardi tutto solo sul secondo palo e l'ex Modena non può fare altro che schiacciare in rete. Un gol che taglia le gambe al Monopoli che rischia di subire immediatamente il raddoppio con il solito Lauria che apre un piattone sul secondo palo sul quale Girardi in ritardo di un soffio. L'attaccante si fa anche male e lascerà il posto ad Oliveira. Dalla curva intanto viene rinsaldata l'amicizia con i tifosi del Chieti. Al 32esimo il Monopoli ci prova con Strambelli, conclusione deviata in corner. Ma sul ribaltamento di fronte il Matera passa di nuovo. Amato rischia un dribbling di troppo su Pagliarini che gli soffia il pallone ed entra in area tutto solo per battere Mirarco con un preciso raso terra. Un colpo basso per il Monopoli che ci prova al 37esimo con Vetrunio. Al 44esimo con un colpo di testa di Camporeale ben imbeccato da Strambelli con il pallone che esce di pochissimo, ma soprattutto al 47esimo con Montaldi che controlla in aria, spalla la porta e prova il gol della domenica con una rovesciata strappa applausi. Bifulco respinge in corner. La ripresa inizia con il Monopoli che tiene il possesso palla ma non punge. Dopo 3 minuti il saluto della curva a Matteo, capo storico del tifo foggiano scomparso qualche giorno fa. Dopo una munizione per Lanzillotta il Monopoli ci prova al sesto con una punizione di Strambelli con il direttore di gara che interrompe il gioco per un gioco pericoloso di Marini. Al settimo dentro la voragine per Marini, al 12esimo il Monopoli accorcia, Strambelli taglia bene da destra, sul secondo ballo Montaldi è pronto a spingere addirittura di petto il pallone in rete, per l'argentino il quarto gol in campionato. Toma intanto rinsalda le fila e toglie Lauria per inserire Giorgino. Al 17esimo Matera vicino al terzo gol con una punizione di Fernandez che Mirarco devia quanto basta per andarsi a stampare sulla traversa. Al 20esimo Orlando conclude al lato dal limite, al 26esimo De Luca toglie Camporeale per inserire Mastropasqua, chiaro l'intento di liberare la voragine in fase offensiva. La curva ricorda due tifosi biancoverdi deceduti in tempi diversi, Grillo scomparso da quasi un decennio e Mimino, storico sostenitore del Monopoli, scomparso nei giorni scorsi. In campo i biancoverdi tengono palla ma non pungono. Al 33esimo la voragine in verticale per Lanzillotta, il tiro cross viene deviato in corner. Pochi secondi dopo un contropiede materano fa presagire il peggio con Orlando lanciato a rete sul quale Mastropasqua è strepitoso nel ripiegamento difensivo proprio al momento della conclusione. De Luca intanto rischia il tutto per tutto con Adesio Can per Amato, in fase difensiva addirittura Strambelli a scalare come quarto di destra con la criola centrale. Al 37esimo Strambelli spara alto dai 25 metri, al 44esimo Colella becca la seconda munizione e finisce anzitempo negli spogliatoi. Quando tutto sembra perduto ecco il miracolo, Montaldi trascina a forza un pallone nella metà campo lucana, l'azione prosegue e Lanzillotta con tutta la rabbia che è in corpo, scaraventa a volo nell'angolino alla destra del portiere, esplode la gioia di squadra e stadio per un 2-2 insperato. Gli altri 3 minuti di recupero non portano nient'altro al match. Finisce 2-2 la festa finale, l'emblema di quanto questo pareggio sia importante.